Qui sul sito Wikipedia, si vede come si forma un'onda stazionaria. Un'onda stazionaria si forma dall'interferenza di due onde contrarie della stessa frequenza e della stessa ampiezza, aggiungo io. Vediamo che cosa significa. Abbiamo queste due onde armoniche identiche, di colore, azzurro e rosso, che come al solito possono essere onde trasversali in una corda oppure onde longitudinali nell'aria. Onde sonore. Nel caso delle onde sonore sappiamo che queste creste rappresentano le zone di sovrappressione e invece i ventri le zone di sottopressione. Stavolta il grafico è il punto di vista globale, cioè l'istante è fissato e qui è riportata la posizione X. Immaginiamo siano due onde sonore generate da due diapason identici. Queste due onde sono identiche, l'unica differenza è che una viaggia verso destra e l'altra verso sinistra. Come vediamo, l'onda blu viaggia verso destra, l'onda rossa viaggia verso sinistra. Le due onde interferiscono in ogni punto, sommando i loro effetti per il principio di sovrapposizione. Per esempio, nell'istante di questa fotografia, ricordiamo che è il punto di vista globale, quindi in questo momento le due onde sono quasi perfettamente in interferenza distruttiva e quindi l'onda complessiva è praticamente quasi nulla, in quanto le sovrappressioni di un'onda vanno a compensare le sottopressioni dell'altra, quindi questa zona qui sta alla pressione atmosferica come tutte le altre zone. Ora facciamo scorrere il tempo, vediamo che un'onda va verso destra, l'altra va verso sinistra, fermiamoci per esempio a questo istante. E adesso le due onde vanno in parziale interferenza costruttiva, dando luogo a un'onda armonica complessiva, che è questa nera, che ha appunto delle sovrappressioni e sottopressioni. Facciamo scorrere ancora il tempo e ecco, un attimo fa, in questo momento, le due onde sono in perfetta interferenza costruttiva e danno luogo quindi a un'onda dagli effetti rinforzati. Facciamo scorrere ancora il tempo, la cosa che notiamo è che ci sono dei punti, quelli indicati con i pallini rossi, punti dell'onda complessiva che non oscillano mai, stanno sempre fermi, si chiamano nodi, sono questi punti qua, questi punti sono bloccati. E questa onda complessiva che si è formata si chiama onda stazionaria perché se noi guardiamo come si muove l'onda di colore nero, vediamo che non scorre né a destra né a sinistra, cioè è generata da due onde che scorrono una a destra e una a sinistra, però l'onda complessiva è un'onda che sta ferma, non va né a destra né a sinistra, in particolare ha i nodi che sono i suoi punti che sono bloccati. A metà strada tra i nodi ci sono gli antinodi, che sarebbero questi punti qua, dove le oscillazioni sono di massima ampiezza. Quindi noi abbiamo una serie di nodi inframmezzati da una serie di antinodi, dove le oscillazioni, se fosse una corda, sarebbero appunto le oscillazioni trasversali, oppure possiamo pensare all'aria, allora vuol dire un'onda sonora in aria, allora vuol dire che questa oscillazione, per esempio in questo antinodo, significa che in questa zona qui, si creano alternativamente zone di grande, pressione d'aria, quindi di sovrappressione in questo momento, oppure si creano zone di sottopressione, quella zona lì. In questo momento qui c'è una zona di sottopressione, e infatti, questo ventre significa proprio quello, che qui c'è una zona di sottopressione. Quindi c'è un'alternanza di zone di sovra e sottopressione nei punti di antinodo, che sono questi qua. Quindi, riassumendo, la cosa importante qual è? Che due onde armoniche, identiche, di stessa ampiezza, di stessa velocità ovviamente perché viaggiano nello stesso mezzo, che però viaggiano una a destra e una a sinistra, sarebbero queste onde blu e rossa, sovrapponendosi generano un'onda che invece non viaggia né a destra né a sinistra, è un'onda stazionaria, è un'onda che presenta dei nodi fissi, dei punti dove la pressione dell'aria rimane sempre uguale alla pressione atmosferica, oppure se fosse una corda, sono punti bloccati che non oscillano nessuno e giù, e a metà strada fra i nodi ci sono invece gli antinodi, che sono i punti di massima oscillazione, dove l'oscillazione è doppia rispetto all'oscillazione di ciascuna delle onde singole.